E allora siamo con un altro ospite qui a Chieti Scalo, perché ho specificato Chieti Scalo perché lui è proprio di Chieti Scalo, il dottor Franco Relmi, esatto. Con un passato di grande professionista, lo possiamo 45 dire. 45 anni di chirurgia all'ospedale clinicizzato di Chieti. E come mai accompagna questi ragazzi? Ma guarda, io ho sempre avuto la passione del canto, anche della musica, però... Sai, nella vita o si fa una cosa o se ne fa un'altra. Ci ho provato a fare lezioni di pianoforte, di fisarmonica col maestro, però insomma è la passione per la chirurgia. Qualche canzoncina in sala operatoria per non pensare allo stress dell'intervento, dottore? Magari sì. È iniziato forse tutto sì. Da lì. Beh sì. No, ma però io sono così, non loro, il coro non c'ero entrato, pensavo di fare le canzoni, invece no, queste poi mi sono appassionato di questa armonia. E come ci si appassiona? Perché poi ovviamente anche con qualche piccolo grande errore. Sì, intanto bisogna avere la sensibilità per la musica, perché se la musica non piace allora è inutile. Se non coinvolge. Se piace la musica allora... per me qualunque canzone
se si interpreta, l'importante è che sentire quell'armonia, il trasporto, anche perché dal punto di vista musicale la musica, no, è l'arte di combinare i suoni in modo gradevole al nostro orecchio. E quindi se io percepisco una nota, un ritorno piacevole, allora è come il quadro: se tu guardi il quadro ti piace e ti dà quella sensazione, se non ti piace è inutile. Io la butto giù questa domanda che le sto per fare, ma a livello di salute, cantare ovviamente fa bene, molto, fa molto, bene. Cioè, non cura tutti i mali, no, però vabbè, fa bene. Certe volte, sai, tu stai a casa la sera o il pomeriggio, magari la moglie, il figlio, andiamo a fare le prove, se ne passa tutto, e cioè, lì si canta. Cura i mali familiari. Si canta, si scherza, ci si prende in giro. E quindi... È la signora che dice, però è contenta di questa sua affermazione. No, cambierà canale adesso. No, all'inizio veniva pure lei, però poi dopo lei si è stufata e non ha voluto fare più. Non c'è quella passione della musica. La signora avrà detto, vedo il dottore tutti i giorni a casa, lo devo vedere anche al coro, e allora mi tiro indietro. Sì, comunque io volevo dire una cosa, cioè una particolarità del nostro coro. Cioè noi, oltre a interpretare, cioè per esempio noi nel periodo invernale cerchiamo di mettere su il canto sacro, no? Magari poi in primavera facciamo il folklore. Quindi però questo coro, che c'è una particolarità, oltre a praticare sia il canto sacrale che il folklore, il maestro ci ha inserito, cioè un periodo, cioè fa parte del nostro programma una parte strumentale, cioè delle fisarmoniche, che lui ha messo in atto, ha costruito un gruppo di fisarmonicisti di livello, e quindi e oltre a questi canti, quando noi ci esibiamo, intervengono e fanno certi bei pezzi.
lei chiedo, visto anche il suo passato da professionista, sì, un consiglio da dare ai più giovani per consentire loro di intraprendere questo percorso che per tanti ragazzi sembra, non voglio dire un ostacolo, ma abbastanza difficoltoso. In pochi si avvicinano, sì, al coro tradizionale e non solo. Perché, dottore? Che invito possiamo fare? Ma perché secondo me non... Ecco, noi il mondo che cambia? Il mondo che cambia, ma noi dobbiamo essere più... Dobbiamo insistere noi che abbiamo capito che il coro è un qualche cosa che accomuna. Ecco, per esempio, se noi cerchiamo di comunicare alla società questa attività corale, no? Fa bene al territorio e magari può dare una leva ai più giovani per dare modo, anche per non perdere le tradizioni che sono importanti. Certo, queste sono importanti. Per esempio, noi oltretutto abbiamo fatto anche dei bei concerti, siamo stati in Valpusteria, lì è un festival internazionale dove ci sono diversi, moltissimi cori ed è una durata di 5 giorni. Lì siamo stati belle, la socialità allo stato puro, proprio è una cosa incredibile, guarda. E poi tutti questi cori che cantavano insieme, poi alla fine abbiamo fatto dei canti tutti insieme, insomma è una emozione che non me l'aspettavo, cioè, proprio per tuo fatto, cioè, voglio chiudere ironicamente questa intervista. Possiamo dire, da quello che mi ha detto, che non c'è bisogno per questo coro di nessun tipo di intervento. No, esattamente. È in salute. È in salute, benissimo. Ma benissimo. E perfetto. Quindi, la chiudiamo così, esatto, dottore. Esatto. Quindi adesso noi facciamo i saluti. No, adesso ascoltiamo qualche altra canzone, però non da dottore, ma da Franco Relmi. Mi deve fare l'augurio di buon Natale e felice anno nuovo ai nostri spettatori. Allora, io voglio fare... Un saluto grande a tutti i telespettatori di Rete 8 e naturalmente anche un felice anno nuovo. Speriamo che le cose possano migliorare, non solo in Italia, ma un po' in tutto il mondo. Sì, perché qui è stato un po' dobbiamo correggere il tiro. Esatto. Grazie a Franco Relmi, corista ovviamente, ma con un passato importante nella chirurgia. Davvero complimenti, e dica a sua moglie che può tornare direttamente a cantare, non ci saranno problemi. La convincerò, altrimenti fa un intervento. Certo. Ecco. Seguiteci ancora, ne racconteremo delle belle.